Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio con la carriera dell'allenatore del Chievo. Prima di iniziare, come vedete, cambio il livello di difficoltà, me l'avete detto voi, ci ho pensato io. Forse è meglio a prescindere da qualsiasi tipo di cosa, perché secondo me, sì, ho sbagliato la maglia, scusate, secondo me è anche un po' più giusto. A prescindere da come andrà la partita, forse giocare a leggenda è comunque qualcosa di più normale, diciamo, che ci può stare. Comunque, come vedete, secondo la formazione, torno tra un attimo e andiamo a giocare Chievo-Torino. Qui giochiamo con Bizzarri in porta, Cacciatore, Gamberini, Edvai e Lukaku in difesa, Rigoni, Pepe Castro, un centrocampo abbastanza inedito al centrocampo, Ibi, trequartista, Rashford, Majoral in attacco. Stiamo giocando con le riserve. Andiamo a giocare Chievo-Verona-Torino sotto la pioggia. Cambi del Chievo a centrocampo, c'è Rashford, prova a servire Pepe, si butta Ibi! Traversa di Ibi, incredibile. Subito il Chievo aggressivo contro il Torino. Immobile. Dentro per Joseph Martinez, Bizzarri. Al tramonto del primo tempo, altro miracolo di Bizzarri. Calcio d'angolo per il Chievo, battere il solito Baselli. Mette palla in mezzo, Bizzarri sicuro, prova un rinvio, ma penso che l'arbitro fischi. E così, finisce il primo tempo 0-0, nulla di troppo esaltante a dire la verità, però nemmeno troppo male. Abbiamo giocato bene e andiamo subito con il secondo tempo. Gli torna la palla a Rashford, Rigoni si ferma, una finta, Rigoni prova a entrare in area, l'appoggia dietro, non riesce a servire il compagno, peccato. Kaku non la perde di nuovo, a qua in mezzo, Gamberini su Immobile, la palla è lì, Baselli ostacolato e Edvai la mette in angolo. Fatto due cambi, entrano Belotti e il nonno Pellissier, ovviamente scherzando, per i due d'attacco, Majoral e Rashford, che non mi sono troppo piaciuti. Belotti ovviamente ancora di proprietà del Torino. Lucas Castro può far partire Belotti, ma sbaglia totalmente il passaggio. Porca puttana Castro, io ti odio. Perfetto, Pellissier lento ma progredisce bene. Ancora Pellissier, serve Belotti. Belotti prova ad accendersi contro la sua ex squadra. Belotti va là dentro per Ibi. Peccato di Gamberini, siamo all'89esimo. Prova Belotti di qua per Ibi. Quindi Sergio Pellissier sull'altra fascia. Pellissier aspetta un compagno. Si tratta proprio di Belotti che sta andando a destra. Belotti, un dribbling, una finta. Il tiro di Belotti! Andrea Belotti al 90esimo, incredibile, che esulta pure contro la sua squadra e forse ci regala la vittoria. Gran passaggio di Pellissier, Belotti rientra, un tiro a giro magistrale nel palo più lontano, Padelli non può nulla. Il gallo Belotti, incredibile, un Chievo che soffre, che lotta fino alla fine, che ci prova in tutti i modi e che adesso ovviamente si andrà a chiudere. Ve la mette fuori, la spazza via e finisce qui, Chievo 1 Torino 0, così mi piace questo Chievo. Col cuore abbiamo vinto, con la forza, statistiche non esaltanti, 4 tiri a 5, ma possesso è negativo, ma va bene. Ok ragazzi, andiamo a fare anche un attimo gli allenamenti. Una piccola considerazione, mentre andiamo a giocare la seconda partita, che è col Sassuolo. Una piccola considerazione per quanto riguarda la squadra che abbiamo usato nella scorsa partita. È chiaro che Majoral e Rashford non sono proprio tanto all'altezza di Belotti e di Neacio, anche se lo stesso Pellissier si è dimostrato più forte degli altri. Devo cercare di vedere un po' come va, perché sinceramente giocare con queste riserve, con la prospettiva di perdere sia Neacio e Belotti quest'anno, non è il massimo. Comunque, per quanto riguarda la prossima partita, facciamo giocare di nuovo un poco trequartista. Castro deve morire. Mettiamo Oxford per Gamberini e probabilmente Cacciatore per Lukaku se non è stanco. No, lasciamo Lukaku allora. Giochiamo così, la formazione l'avete appena vista. Andiamo a giocare subito Sassuolo Chievo Verona, seconda partita del giorno. Ok ragazzi, giochiamo subito Sassuolo Chievo. Solo che in 10 minuti ha già fatto 3 o 4 tiri, però tutti sterili, cioè veramente tiravano malissimo, però ai fini delle statistiche stiamo soffrendo. De Frel, palla dentro per Magnanelli, ecco questo magari era un tiro un po' più bello, palo di Magnanelli e sì che soffriamo. Ancora Belotti a pressare, Belotti ha recuperato palla, no dai, non è fallo mai nella vita, però ultimamente chiuso dietro.
Paredes ora recupera Mattiello, mamma mia che numero di Mattiello, incredibile. Prima tacco e poi sombrero. Paredes, serve Belotti lateralmente, il Gallo è molto laterale. Belotti, palla in mezzo, c'è Kimmich, la riceve, prova a girarsi con una finta. Kimmich ci riesce, a terra ancora lì la palla Kimmich, consigli, mannaggia la miseria, era un'ottima azione. Passa di Meret, ancora Sansone, infermabile, Missiroli, ancora palo. Ecco, qui è la definizione di culo Belotti. Ha davanti a sé Cannavaro, Belotti, ma Cannavaro è molto più forte nell'uno contro uno, non è vero, però sono sbagliato io. Pensa solo a questo calcio di punizione, noi facciamo i bastardi e ci mettiamo sulla linea, perché sì, provano uno schema, parte Missiroli, no, tranquillamente, finisce anche qui il primo tempo, 0-0, il Sassuolo domina sulle statistiche, è vero, però qui erano tiri abbastanza velleitari, tranne quei due pali, e che comunque noi ci siamo fatti vedere in attacco, ma forse abbiamo tirato un po' poco, però le azioni ci sono state. Lukaku serve sulla corsa Paredes, palla dentro per Poku a terra, calcio d'angolo, no, Zielinski, palla dentro per Poku, serve ancora Belotti, no, in posizione regolare Belotti, pensavo di no, 1-0, ancora Belotti, ancora su una palla recuperata, ancora soffrendo, ma questo Chievo era fuori gioco di 2 metri, ma fa niente. Questo Chievo col cuore riesce a piazzare l'1-0 e ora ci si andrà a difendere e a provare il contropiede per aumentare il vantaggio. Aspetta che i compagni salgano Lukaku e prova ad andare da solo. Lukaku scatta Paredes finalmente. Paredes va centralmente per un po' Q che si ferma, sbagliato. Va a battere Berardi, che probabilmente lo prova un cross in mezzo, infatti è così, la mette dentro ma Oxford la mette fuori. Con l'aiuto di Mattiello può ripartire il contropiede del Chievo con Belotti, siamo 2 contro 3. Kimmich per Ignacio, Ignacio prova ad andare fino in fondo da solo, è molto più veloce dei difensori. Ignacio, c'è Belotti in mezzo, Ignacio l'ha visto, serve un po', prova ad un gol della merda. Però forse lì dovevo tirare e secondo me ne pentirò. Paredes mette palla in mezzo, Belotti non ci arriva perché c'è Consigli. Bisogna alzare solo che non ci sta a perdere questa partita, quindi Magnanelli per Falcinelli invece, ancora Magnanelli, lo scambio ora per Biondini, Bizzarri. Bizzarri va al lancio lunghissimo per Belotti che la stoppa magistralmente. Ignacio serve un po' più perfettamente, va un po' più fino in fondo, prova a fermarsi, ci riesce un po' più, prova il tiro a giro un po' più, Cannavaro solo con Falcinelli, a spazio Antei che si è spinto in avanti, ora Mattiello con la palla, un dribbling rischiosissimo su Berardi ma ci riesce. Ora in assetto super offensivo, ora Oxford la mette fuori, Falcinelli, la palla ancora per Antei, palo, il terzo palo, Meret, mettila fuori, non così, Missiroli, Sansone, Bizzarri. Che culo, lo ammetto. Belotti, lo stop sbagliato, allora il Sassuolo proverà questo forcing nei minuti di recupero, palla in mezzo di Versalico, Falcinelli non ci arriva, Antei, la palla è per Missiroli, fuori di nulla, intanto ho fatto 2 cambi, entrano Aibi e Pellissier per Ignacio e Belotti, palla profonda di Bizzarri, non va, Falcinelli, quindi Sansone, Antei che va a fare l'attaccante, Oxford non la tiene, la recupera adesso, può ripartire ma finisce qui, 1-0 ancora il Chievo, Chievo che non dà un bel gioco, lo ammetto, nelle statistiche siamo sicuramente stati inferiori, abbiamo fatto pochi tiri, poche azioni, ma, e dico ma, abbiamo lottato come dei leoni secondo me, è questo il gioco che ho provato a dare al mio Chievo, un gioco brutto anche da vedere per certi versi, che le partite con Juve e Inter, che comunque sono state vinte anche per demerito degli avversari, per la difficoltà, diciamo, sono state un po' coadiuvate dai 2 pareggi iniziali, ci hanno portato 14 punti in 6 partite, primi insieme al Napoli, a più 3 già sulla Roma. Primi insieme al Napoli, dicevo, con un gioco che non è stato fantastico, non è dei migliori, soffriamo molto, ma pressiamo, rubiamo subito tutte le palle, lottiamo su ogni pallone fino alla fine e cerchiamo di sfruttare tutte le occasioni che abbiamo con questi ottimi giocatori che abbiamo preso. Peccato vadano via, ma sicuramente proveremo a riprenderli al prossimo mercato. Intanto Cesar torna dall'infortunio, ma in realtà è stato un po' scavalcato dagli altri nelle gerarchie.
cosa dico? Che c'è la partita col Verona, ma andiamo a giocare nel prossimo episodio, anche perché è il derby. E niente. Qui era Alfred, ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti.